Orfane violentate, donne incinte, nuova frontiera del reclutamento del racket della prostituzione ungherese. Apre a Mestre, una dei 200 negozi della catena Coldiretti, che vende soltanto frutta e verdura di stagione a chilometro zero. Troppe piogge impediscono l'avvio della stagione della semina e la situazione si aggrava sempre più. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Orfane con l'infanzia negata e ragazze incinte. La nuova frontiera dello spietato mercato della prostituzione. La squadra mobile ha scoperto una cellula di sfruttatori che nel reclutamento di lucciole non andavano tanto per il sottile. Ci sono storie di degrado e infanzie negate dietro l'ultima operazione della squadra mobile di Venezia, che ha portato all'arresto di due ungheresi per sfruttamento e favoreggiamento minorile. Gli uomini del dirigente Marco Dorisio ieri sera hanno colto in flagrante gli sfruttatori in un distributore di benzina a Jesolo, in via Roma Destra, assieme a quattro ragazze ungheresi costrette con l'inganno a prostituirsi. E tra loro c'era pure una minorenne di 17 anni. I due fermati sono Robert Rubin, 39 anni, senza fissa dimora, con precedenti per lo stesso reato commesso a Berlino e a Vienna, e Laszlo Solun, che faceva da autista. È irreperibile un terzo complice che si occupava del trasferimento delle ragazze dall'Ungheria all'Italia. La polizia è stata messa sulle loro tracce da una ragazza che, prelevata da un paesino rurale ungherese in attesa di un bimbo di 5 mesi, credeva di venire a lavorare come stagionale ed è rimasta sconvolta quando si è vista consegnare i vestiti da strada, come in queste immagini, e le è stato ordinato di vendersi. Una serie di appostamenti sono serviti agli agenti della squadra mobile veneziana di chiudere il cerchio sulla banda. Tra le quattro ragazze ora accolte in una comunità c'è anche la storia di un'infanzia negata di una ragazza vissuta in un orfanotrofio e abusata sessualmente durante un'adozione. I tre erano in possesso di un manganello flessibile. Abbiamo anche rinvenuto all'interno della vettura un manganello telescopico pronto ad essere usato per vincere magari resistenze o violenze di gruppi avversi o anche magari di clienti malintenzionati. Le ragazze erano costrette ad una vita di inferno. I tre le alloggiavano in un camper affittato in un campeggio di Jesolo che cambiava ogni settimana e le costringevano a vendere prestazioni orali per 30 euro, penetrazioni vaginali per 40 e 50 per entrambi. Non dovevano intrattenersi per più di 10 minuti e il denaro veniva sequestrato dalla banda. I carabinieri di Mestre intanto hanno arrestato un altro spacciatore che riforniva la piazza Mestrina, incontrando i suoi clienti fra via Ortigara e via Sernaglia, nella zona di via Piave. Si tratta di un sudamericano residente a Bassano che al momento dell'arresto aveva addosso varie dosi di cocaina e marijuana per un totale di 40 grammi complessivi. Era in possesso anche di denaro falso. E lasciamo la cronaca nera. Veritas si sta preparando ad inviare i bollettini per la prima rata della TIA. Non si sa ancora cosa ne sarà della TARES, che comincerà ad essere riscossa in dicembre. Intanto ci attende la prima rata per il pagamento della tassa delle immondizie. Vediamo. Sono in arrivo le bollette di Veritas. La macchina dei pagamenti del servizio rifiuti si è messa in moto, ma non per la TARES, la cui applicazione effettiva scatterà nel dicembre del 2013, bensì per la TIA. Ad incassare la tassa sarà la stessa azienda veneziana, che è stata autorizzata lunedì scorso dal Consiglio Comunale. Su questo stanno lavorando gli uffici amministrativi di Veritas, anche se sulla questione non è ancora detta la parola fine, perché il governo Letta potrebbe di nuovo cambiare le carte in tavola e forse anche annullare la temuta e ormai famigerata TARES. Per la società veneziana il via libera di Caffarsetti arriva come una panacea. Da mesi aveva lanciato l'allarme perché è in crisi di liquidità. Nel mese di marzo ha chiesto un'anticipazione di 80 milioni di euro ai 26 comuni a cui fornisce il servizio di raccolta di rifiuti e soltanto il comune di Venezia e pochi altri hanno accolto la richiesta, riuscendo a scongiurare il rischio che non venissero pagati gli stipendi e venisse bloccato il servizio. Gli utenti dovranno pagare la tassa in tre rate entro il 14 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. I bollettini in preparazione sono 350.000. Nell'ultima rata ci saranno i rincari della TARES, che vanno dai 30 ai 40 centesimi per metro quadro, sempre salvo cambiamenti del governo Letta.
E intanto in un'altra società del comune di Venezia, la CTV, cambiano i vertici. Via Panettone arriva Scalabrini. Il sindaco Giorgio Orsoni ha nominato il nuovo presidente dell'azienda di trasporto. È appunto Luca Scalabrini, 38 anni, commercialista di Mira con studio a Mestre, già consigliere di ACTV e segretario provinciale dell'UDC. Ad ACTV arriverà presto anche un nuovo amministratore delegato, ma intanto l'incarico è stato affidato a Giovanni Seno, commercialista di Treviso, che diventa anche amministratore di AVM, l'azienda della mobilità, con deleghe pesanti. Il supermanager avrà dunque il controllo della società dei trasporti da ACTV a Vela, a PMV. Scusate. L'ex presidente di ACTV, Marcello Panettoni, diventerà un super presidente e andrà alla presidenza di AVM. Ed il 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, è dedicato al lavoro, alla disoccupazione e alla crisi, ma i musei sono aperti e ci sono anche altre attrazioni in campagna. Vediamo. Festa dei lavoratori con manifestazioni delle organizzazioni sindacali e musei aperti. C'è da scegliere, tempo permettendo, nel veneziano e nel veneto. Per il 1° maggio i segretari generali di CGIL, CISL e UIL si sono dati convegno alle 17.30 in Piazza Ferretto per una manifestazione unitaria seguita dal concerto dei Magical Mystery Orchestra, ma sono in programma manifestazioni anche nelle principali piazze degli altri capoluoghi di provincia veneti. A Treviso, in Piazza dei Signori, i sindacati hanno organizzato una manifestazione con testimonianze dal mondo della crisi e del lavoro. Festa in programma anche a Padova, in Piazza dei Signori, aperti anche i musei e i centri commerciali. La giornata della festa dei lavoratori non è soltanto l'occasione per parlare del lavoro e della crisi, prevede anche escursioni nella campagna veneta, dove residenze patrizie come Villa Contarini a Piazzola sul Brenta sono aperte al pubblico per l'intera giornata. Nel parco della Reggia Cinquecentesca si possono anche organizzare picnic. Inoltre è aperta al pubblico la mostra Virgilio Guidi. Dal 1° maggio si rendono anche più accoglienti le colline di Conegliano e Valdobbiadene, dove si svolge la manifestazione Vino in Villa, il festival internazionale del Prosecco Superiore. Viticoltori in allarme per il clima troppo piovoso di questa stagione. La vite è una pianta che ha bisogno di pochissima acqua e un eccesso di precipitazioni rischia di produrre vini annacquati e inconsistenti. Il punto della situazione con un esperto in materia, Carlo Paladini. Quest'anno per esempio abbiamo avuto, sono 6 mesi che non riusciamo a entrare in quei trattori nei campi, perché chi non vive la campagna, c'è la giornata brutta, la giornata non si rende conto che non, questa lunga continuità di tempo perturbato. Noi qui abbiamo un'argilla pesante, dobbiamo aspettare che sia almeno 10 giorni che non piova per poter entrare in quei trattori. Quest'anno arriviamo al 9° giorno e ci arriva una pioggia. E insomma sono mesi e mesi che portiamo avanti una situazione così. Lo si sente, ma chi non vive in campagna, che non ha necessità di fare dei lavori, forse non si rende conto. Quali sono le stagioni importanti per il clima? Il momento della fioritura è un momento estremamente importante, dove abbiamo bisogno di avere stabilità di tempo, perché voi pensate, il grappolo si è appena formato, comincia a fare i fiori, no? Quindi i fiori hanno la sua evoluzione, un'evoluzione di 7-8 giorni, che dopo diventa di 15, perché ci sono le varietà precoci e le varietà tardive. E un grappolo comincia a fiorire, fiori del grappolo, cioè il primo fiore e così via a cascata. Se abbiamo una perturbazione, ci arresta la fioritura, quindi possiamo avere nel stesso grappolo dei fiori che hanno verso la fine della loro funzione, dei fiori che si arrestano per brutto tempo. Quindi avremo un grappolo con 2 maturazioni diverse, quindi il tempo stabile durante la fioritura è fondamentale. Dico più stabile che bello o brutto, no? Perché che sia omogenea la fioritura, quello è un elemento importante. Noi quando l'uva ha bisogno di acqua nell'invaiatura. L'invaiatura è quella fase di cambio colore, quando l'uva da verde comincia a diventare gialla per vini bianchi o rossa per vini rossi, è il momento di ingrossamento dell'acino, quello è il momento che noi abbiamo bisogno di acqua. Dopo, meno ne abbiamo, fino alla vendemmia, meglio è se puntiamo a fare qualità. Se puntiamo a fare qualità, abbiamo bisogno che la pianta vada un po' di stress, quindi quello, ovviamente, diciamo un po' di stress, se proprio è caldissimo e poca acqua non ci va bene. Ma noi l'acqua ci serve in luglio, primi di luglio, e dopo meno ne abbiamo, meglio è. Qualche piova già regolare, chiaramente noi lavoriamo da 1 di notte alle 5 di mattina, ma è pretendo un po' troppo. E dopo la vendemmia, più asciutta è, meglio andiamo, perché la vendemmia asciutta riusciamo a fare le cose con le giuste cadenze, non dobbiamo fare le cose di corsa, e poter fare una vendemmia asciutta è sicuramente un momento estremamente importante. In autunno le grosse piogge
ci possono creare dei problemi sulle concimazioni, perché se abbiamo appena concimato una grande pioggia ci dilava e siamo costretti un po' a riprendere. Quindi l'attenzione al meteo è fondamentale per qualsiasi prodotto agricolo. Teniamo in mente quello che ho detto all'inizio, che su 10 anni lo scostamento dei millimetri di pioggia non sono così tanti, quindi alla fine, se l'abbiamo avuta, ci aspetteremo un po' di siccità. Non più soltanto mercatini ambulanti a chilometro zero, la Coldiretti alza il tiro e incoraggia sempre più la nascita di negozi a chilometro zero. Ne è stato inaugurato uno oggi in Corso del Popolo. È arrivata a Mestre la prima bottega di Campagna Amica, il negozio con prodotti agricoli a chilometro zero inserito nel progetto di filiera agricola italiana di Coldiretti. Al bando i prodotti stranieri e industriali, questa è la filosofia dei 3 giovani imprenditori ed agricoltori che si sono rimboccati le maniche per dar vita alla bottega. Sono Luca Furlanetto, Stefano Ervas e Nico Piazza, i 3 coraggiosi che con l'appoggio di Coldiretti si sono rimboccati le maniche sfidando i tempi di crisi per dar vita al primo punto vendita a filiera corta della provincia, creando un legame diretto tra aziende agricole e consumatori. In Italia ce ne sono già 200 di negozi simili ed ora anche la provincia veneziana avrà il suo fruttivendolo con vendita diretta organizzata. Il punto vendita inaugurato questa mattina si trova in Corso del Popolo e offre un'ampia varietà di prodotti agroalimentari rigorosamente italiani e prodotti da aziende agricole. Frutta e verdura a chilometro zero, pasta e vino, oltre che prodotti freschi e nostrani. Si possono trovare frutti e ortaggi esclusivamente di stagione, dalle arance siciliane agli asparagi veneti, con una vasta scelta. Le nocciolate e i numerosi mieli derivano da produzioni artigianali e si possono trovare anche prodotti ricercati, come le nocciole immerse nel miele e mieli di acacia, tiglio e castagno, oltre che composti di frutta e succhi di frutta biologici. Al banco frutta si aggiungono soppresse e salami, yogurt e burri di caseifici e aziende agricole, oltre che pasta e vini. Infine, latte e pane fresco tutti i giorni. Presenti questa mattina all'inaugurazione tra una fitta folla di persone e molte autorità. Il presidente di Coldiretti Venezia, Jacopo Giraldo, si dice soddisfatto dell'iniziativa e ricorda l'importanza di avvicinare il consumatore ai prodotti di qualità della nostra terra. Lo seguono il presidente di Coldiretti Veneto, Giorgio Piazza, e il presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato. Appoggiano l'iniziativa anche l'amministrazione comunale e la provincia. Erano presenti infatti anche l'assessore provinciale all'agricoltura Lucio Gianni e l'assessore comunale a commercio Carla Rei, che ha lodato l'unione di spirito imprenditoriale e valorizzazione del territorio dei 3 giovani. E per gli studenti oggi è anche l'occasione di una lezione insolita. Gli insegnanti erano i fruttivendoli del punto vendita chilometro zero. A scuola di chilometro zero. L'inconsueta lezione è stata impartita oggi nella nuova bottega di Campagna Amica in Corso del Popolo. Le facce incuriosite dei bambini della prima C della scuola primaria di Mestre Tiziano Vecellio osservano con attenzione le cassette ripiene di frutta e verdura fresca nella nuova bottega appoggiata da Coldiretti. Sono stati loro a tagliare il nastro ed inaugurare per primi il negozio e all'interno Stefano, uno dei 3 ragazzi proprietari della bottega, li ha accompagnati per fare una spesa salutare e di qualità. Un applauso! Tra i vasti scaffali i bambini hanno potuto imparare l'importanza di consumare frutta e ortaggi freschi di stagione a chilometro zero, a capire il duro lavoro dell'agricoltore e dell'allevatore e a distinguere i prodotti industriali dalla genuinità di uova, pane, dolce e cioccolata prodotti nelle aziende agricole venete e italiane. Dal mondo agricolo provengono tante golosità, ricorda Jacopo Giraldo, presidente di Coldiretti Venezia. I bambini devono imparare a leggere le etichette e a distinguere i prodotti salutari delle nostre terre. Coldiretti punta l'attenzione sui giovani consumatori e vuole lanciare un messaggio alle nuove generazioni. Basta cibi industriali, scadenti o necessariamente d'oltre confine. È importante riscoprire prodotti della nostra terra, semplici e ricchi di tradizione. Dunque, grandi e piccini, fate una visita alla bottega di Campagna Amica. Lì troverete miele, marmellate, nocciolate, pasta, vino, salumi e formaggi, oltre che frutta e verdura. Tutto, ovviamente, made in Italy. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Fra le altre cose parleremo di un fortunato cortometraggio horror delle Olimpiadi d'Italiano e dei rischi legati all'amianto. Vediamo.
Sono più di 1200 in Riviera del Brenta e nel Miranese le persone rimaste esposte all'amianto in fabbrica. Il picco delle malattie polmonari e dei possibili decessi è previsto per il 2015, visto che l'incubazione dura una quarantina d'anni. Nel mirino l'ex Miralanza, che aveva fornaci rivestite di amianto, in parte la nuova Pansac e la Marchi di Marano. I dati sono emersi da un convegno in biblioteca ad Oriago, organizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'Amianto. Mercoledì 1 maggio riapre ufficialmente il parco di Villa Bianchini a Zianigo. Volontari e Comune di Mirano si sono messi d'impegno per ripulire l'area verde soffocata da erbacce e immondizia abbandonata da anni. Alla manutenzione del parco dovrebbe seguire il recupero dell'edificio, che conserva ancora un affresco di Gian Domenico Tiepolo. Ma per questo servono molti soldi. Intanto il comune ha appena investito 22.000 euro per riparare il tetto. A Fontane di Villorba è in pieno svolgimento la Festa del Capitel, uno degli appuntamenti più sentiti da quando Giuseppe Guidolin la ideò nel 1975, ispirandosi al capitello di Via Colombero. Ora sono i suoi quattro figli ad organizzarla, devolvendo il ricavato ai missionari del paese impegnati nel sud del mondo. Tra le attrazioni più divertenti di questa 39esima edizione, la sfida a chi indovina il peso delle soppresse e poi la supertombola, che chiuderà i festeggiamenti la sera del 1 maggio. Si chiama Miracolo Veneto, il cortometraggio vincitore dell'Horror Festival di Livorno 2013. Una sorta di Arancia Meccanica in dialetto, girata nelle campagne di Ponzano. Gli autori sono lo scrittore sandonatese Raffaele Pastrello e il videomaker trevigiano Luca Tassone. La loro regia a quattro mani, unita ai suoni plumbei di Paolo Lippo e a una graffiante recitazione, hanno prodotto un'opera di notevole efficacia narrativa. Una storia che non dà scampo, maledettamente verosimile e angosciante. Cittadini in rivolta contro le antenne, 140 residenti di Fontana Fredda, frazione di Cinto Euganeo, hanno firmato contro l'installazione di nuove antenne telefoniche. Il Comitato contro l'elettrosmog, del quale fanno parte molti papà e mamme, ritiene inaccettabile la scelta dell'area da parte dell'amministrazione comunale, una zona troppo vicina, sostengono, al centro di Fontana Fredda e soprattutto alle scuole medie dell'infanzia. Padova si fa onore in italiano. La città del Santo ha conquistato ben due medaglie alla seconda edizione delle Olimpiadi di Italiano, che si è svolta a Firenze. Uno studente del liceo classico Tito Livio ha vinto l'oro, mentre un allievo del liceo scientifico Enrico Fermi ha agguantato il bronzo. 12.000 in totale i partecipanti, anche attraverso le scuole italiane all'estero, mentre in finale sono arrivati 64 studenti. Il premio, uno stage di una settimana all'estero. Ed ora, come di consueto, è il momento del nostro collegamento con la redazione del Gazzettino. È in linea con noi Tiziano Graziottin. Ciao Tiziano. Allora, con quale notizia pensate di aprire domani? Ma stiamo lavorando su questa vicenda che ha portato all'attenzione pubblica e che porteremo noi all'attenzione pubblica domani, una vicenda di prostituzione a Jesolo molto pesante, perché secondo quanto ha riferito la polizia c'era un traffico di ragazze magere che venivano portate a prostituirsi sulla zona del litorale e in particolare a Jesolo. Purtroppo nessuna novità, nel senso che sappiamo che questi traffici sono all'ordine del giorno, però ci sono stati dei particolari che buttano una luce molto pesante su tutta questa situazione, perché queste povere ragazze venivano prese anche minorenni, anche incinte, in alcuni dei luoghi più sperduti e degradati dell'Ungheria. Veniva loro raccontato qualcosa tipo che avrebbero avuto un lavoro sicuro e poi portate per l'appunto
a prostituirsi, a far saltare diciamo, la situazione, soprattutto a generare l'inchiesta della polizia, è stata proprio una ragazza incinta di 5 mesi che è convinta di arrivare in Italia per avere un lavoro, la sera stessa è stata sbattuta sulla strada. Lei però fortunatamente non si è piegata, il giorno dopo, il giorno successivo, dopo aver scoperto cosa stava succedendo, è andata al commissariato di polizia e da qui è partita l'indagine. Sì, il particolare più sconcertante diciamo di tutta questa vicenda, per quanto comunque sia sconcertante ancora questo problema della prostituzione, è che le ragazze che venivano prese erano anche incinte, insomma non necessitavano di particolari caratteristiche, non dovevano essere belle, non dovevano avere particolari doti estetiche, però appunto disperate e per di più anche prese appunto nel momento in cui erano incinta. Sì, soprattutto il fatto che andassero proprio nei luoghi più degradati dell'Ungheria. Si tratta di ragazze spesso reduci da lunghe esperienze in orfanotrofi, altre che avevano già subito violenza purtroppo dalle famiglie nelle quali erano state adottate, insomma tutte situazioni personali e particolari molto gravi che ovviamente hanno indebolito questa ragazza. Infatti la stessa polizia ha parlato di situazioni di infanzia e adolescenza negata e purtroppo l'epilogo è stato drammatico, perché sono state liberate da questi aguzzini 4 ragazze finora, ma probabilmente purtroppo altre erano finite in passato in questa rete. Sì, fortunatamente è emersa questa realtà, per fortuna. Tuttavia, nonostante sia stato preso uno dei due, il complice è ancora a piede libero, no? Sì, certo, peraltro si tratta di un'organizzazione internazionale, nel senso che avevano già operato in altri paesi europei con le stesse modalità e adesso volevano sfruttare la situazione della stagionalità a Jesolo per fare i loro ulteriori incassi ai danni di queste povere ragazze. Grazie allora Tiziano, auguriamo a te e a tutta la redazione del Gazzettino un buon primo maggio e vediamo allora quali saranno le previsioni appunto per il primo maggio, ma non solo. Da variabile a instabile fino a venerdì, con locali deboli precipitazioni. Mercoledì 1 maggio, tempo inizialmente soleggiato, poi più nuvoloso ma non piove, minime stazionarie, massime in aumento, con valori sopra la media, oscillanti fra i 14 e i 25 gradi, mare poco mosso. Giovedì 2 maggio, variabile con brevi precipitazioni nel pomeriggio, massime in calo. Venerdì 3 maggio, tempo ancora variabile con locali piovaschi in serata, massime in lieve ripresa. Sabato 4 maggio, pioggia e schiarite con minime in lieve salita e massime in diminuzione. La marea di mercoledì 1 maggio è normale, la massima alle 17.05 55 cm, la minima alle 22.50 30 cm. Salutiamo i nostri 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6.30, 7.30 e per l'informazione serale 19, 20.30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.